Francesca, la prima domanda. La gente ha fischiato il vescovo e ha fischiato i politici. Tanto questo che segno è? Guarda, a me la cosa che mi ha fatto più impressione, devo dire, è sentire i ragazzi. Oggi ho sentito soprattutto i ragazzi e gli chiedevo di Falcone e Borsellino, no? Loro non l'hanno vissuto, l'hanno studiato, ma la sensazione, loro dei ragazzi, una fortissima sfiducia, nel senso di dire in 20 anni effettivamente non è cambiato niente, nel senso di mafia forse si parla meno, ma non, forse non si combatte in modo adeguato. Allora, se mi dici fischi, tornando alla tua domanda, perché forse in questa sfiducia, nel senso che una mafia continua a esserci meno evidente fino ad oggi, se mafia è o se terrorismo è o se un pazzo è, comunque sia, questo è un attacco allo Stato, al futuro dei ragazzi, al senso di sicurezza e al diritto alla normalità di tutti, e forse fischiano quelle istituzioni che quella sicurezza dovrebbero preservare, ecco, penso solo questo. Ecco, si parlava appunto di questa corsa a trovare degli imputati, cioè capire di che matrice fosse questo atto vile. Sì. Ma una bomba in una scuola ha un significato ancora più abissale, ancora Guarda, più... generare un senso di paura e privare un ragazzo del diritto di studiare, cioè di costruirsi il proprio futuro, o privare una madre della sicurezza di mandare a scuola, cioè nel luogo che dovrebbe essere dopo la casa quello più sicuro al mondo, vuol dire attaccare comunque la parte più intima dell'individuo, proprio più intima dell'individuo, quindi è come avere alzato l'asticella al massimo, no? Inaudito, non c'era mai stato un attacco così ai ragazzi e ai bambini. Sai, ci sono state delle mamme che hanno detto loro stesse: lunedì a scuola, non lunedì, non mandiamo, siamo più forti noi di voi. Le mamme che però non vogliono mandare i loro bimbi a scuola. E così si combatte l'umiltà, si combatte la paura, si fa vedere che perché la paura è uno strumento di dominio, no? Quindi non mandando i figli a scuola, secondo te? Mandando i figli. Ecco, ma le mamme, alcune mamme dicono il contrario nelle piazze. Ma questo è umanissimo. Cioè, se ci andranno, li manderanno col terrore nel cuore, o preferiranno non avere paura e tenerli a casa. Questo poi è umanissimo, non mi permetto di dare un giudizio in un senso o in un altro. Una domanda ancora velocissima sul modo in cui sarà gestita anche mediaticamente la questione. Intanto ti chiedo, Sky faceva la diretta televisiva, la Rai non l'ha fatta prima delle 12, prima delle 13. E questo è il servizio pubblico? Io su questo non dei colleghi non parlo.